Affrontare questo momento non è semplice, non lo è, ed è chiaro che ci sono delle misure che richiedono il massimo della responsabilità. Lo dico anche al mondo del calcio. La mia vicinanza va al ministro Spadafora, che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare, perché se ci sono dei giocatori positivi, a loro volta questi giocatori positivi poi possono contagiarne degli altri e a loro volta tornano a casa e contagiano altri cittadini. Vedete, il tema del cambiare le proprie abitudini non è solo per aiutare il nostro personale medico, perché le strutture ospedaliere non ce la fanno più, ma è anche per i vostri familiari. Perché chi pensa di essere un fenomeno e la sera se ne va all'aperitivo dove si sta a pochi centimetri migliaia di persone, potrebbe contagiarsi, magari hai 20 anni e te la cavi con un po' di tosse e ti passa. Ma se quel virus lo porti a casa tua e tuo padre o tua madre o tuo nonno hanno un'età elevata, potrebbero finire in terapia intensiva.